Hello! Morning, buongiorno, hello. Allora, abbiamo questa una bellissima sessione stamattina. So we've got a really great session ahead of us this morning. In questo momento sto lavorando molto io. Oh. In questo momento sto lavorando molto per questo festival online di Giocosamente che sarà tra più di 10 giorni, mi sta prendendo molto forze, molto coordinati con tante persone, e quindi il mio livello di stress aumenta, e quindi non è che sto qua nella pacchia, nella natura, così cerco con lo yoga di riportarmi in asse e continuare. So, in these days I'm getting ready for this Giocosamente Playfulness Festival online, and really got a lot of people to coordinate. Got the pro made the program, and it's all quite the schedule is all very tight. It's going to be an incredible event, but my stress levels go up really high. So it's not like I'm just in the nature and I've no worries, you know. E qui però, but yoga helps me, you know, to get a bit more centered and to keep in check my body. L'ansia è una brutta bestia. Non ho soluzioni grandi, però centrarsi già sicuramente attenua il fatto. So anxiety is it's a brutal beast, you know, anxiety. But there are some things that we can do to help sort of cut this vicious circle of worrying. Che ci rimaniamo in questi circuiti dove gira, rigira, gira, rigira, gira, rigira. So these things go round and round and round and round. And sometimes we just need to get a little bit of distance from these things. Ma lo sentiamo anche fisicamente, no? Nello stomaco, nel petto. So these sensations of anxiety, we feel them in our bodies as well, you know, maybe in our stomach, maybe in our heart center. E quindi se la sentiamo nel corpo è una buona indicazione che si possa anche sciogliere un po' di più questo. So if we feel these sensations in our bodies when anxiety is high, then we can do something about relaxing these areas in our bodies and hopefully getting some space from whatever is going on, no? Bene, continuiamo. Iniziamo a praticare allora. So let's get on with our practice. Poi facciamo questa mantra molto bella alla fine oggi. Aspetta. Abbiamo questa mantra molto bella alla fine oggi. Vediamo. Maham Ritam Jaya Mantra. We've not really done much mantras apart from sounds in these sessions. We've not, non abbiamo fatto tanti mantra in queste sessioni, però questa è speciale, iniziamo a farlo oggi. Mantra,
in sanscrito è questa, ciò che vorrebbe proteggere la mente di se stesso. Poi, infine, so mantra is like, it's protecting our minds from from themselves, essentially. Allora, sentire, iniziamo così, sentire un po' come stiamo, dove è teso, dove stiamo trattenendo. So feeling in our bodies, like where is it tense? Where am I holding? I can feel it like here now, so I'm trying to relax this area. Io la sento qua, quindi sto cercando di rilassarlo, portare un po' di respiro. Quindi senza giudicare, without judgment, without oh, I shouldn't be like this, I should be like this. Quindi senza dire oh, dove devo essere così, o deve essere cos'ha, che è parte del problema. Accettiamo come sentiamo e respiriamo, ok? Qualche momento, occhi chiusi, so just a few moments, eyes closed. Just breathing, accepting our condition right now. Con le braccia, deep breath arms. Ancora. Crossing our fingers, just reaching up to the sky. Intrecciamo le dita, alti. Do it again. Respirare profondamente, so we're breathing deeply here. Espirare. Quando le braccia vanno giù, togliamo le tensioni delle spalle. So when our arms come down, we're then relaxing in our shoulders, in our neck. And again. Su, 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 up into the sky. Not so much the cramps. Evitiamo i crampi, però andiamo su. Andiamo un pochettino destra e sinistra. Ok. E già iniziamo a sentirci meglio, no? Più connessi, ci sentiamo più centrati. So we already start to feel a little bit more centered, okay? To not use the word better, but we also feel better, let's say. So, okay. To release nervous tension, twists are good. So gently, cioè per rilasciare le tensioni nervose, le torsioni sono molto buoni. Quindi un piccolo torsione guardando un po' indietro. So just a slight twist, looking back, breathing.
Breathing all in our sides, respirare nei fianchi. Tornare. And the other side. Feel your feet. Sentire i piedi bene anche per terra. So we're going to do this movement, hands on the knees, mani sulle ginocchia, veniamo avanti dritti e curviamoci su, faccio di lato così veniamo meglio, andiamo dritti avanti, so we're going down with a flat back bending at the hips here, and then with a head drops down, relax the head, and then we just roll up with the help of our hands as well. Questa volta rimaniamo giù, sei respiri. So now we're gonna stay down, 5 or 6 breaths. Really relax the head, rilassare completamente la testa. Piano tornare su, secondo fermi, che magari ci gira un po' la testa, so just a moment, take it easy, in case our head is a little bit dizzy, profonda. Allora, per rilassare il braccio, ok, to relax the arm. Come forward a bit like this, and I'll try and show on the side. Okay, so this arm doesn't do anything. Questo braccio non fa niente. Io muovo un po' il corpo e il braccio si sgancia completamente e dondola. Non so se si capisce questo qua. Trovate una posizione comoda. Il braccio deve essere potere. Stare perpendicolari. So I don't know if you can really see what I'm doing here, but
arm needs to drop right down. Let me just. I don't swing the arm, non la dondola, ma muovo il corpo, il braccio si dondola. Provo a farlo anche lateralmente, forse anche qualche cerchio, ma è il corpo che fa muovere il braccio da tra direzioni. Pensavo che era un serpente, un verme. Ok, I thought I saw a snake then, but it's just like a really big worm. Ok, come up. E sentire la differenza? Can you feel the difference between the arms? This one is like empty now. Questo è come vuoto. L'altro lato, questo braccio pende e sono io che pom ciondolo e la faccio muovere. So this arm, I make this arm move, yeah? Provo anche dei cerchi, trying circles. È difficile non intervenire e farlo noi stessi col braccio, ok? It's really difficult to not make do this movement ourselves, but it's really important that the arm just is just hanging there, Che il braccio dondola e basta. Ok, tornare su. In questo modo noi, come dire, impariamo nel corpo, nelle sensazioni del corpo, cosa significa anche lasciare andare. Lo sentiamo che è lasciato andare. So this is how we can physically feel in our bodies what it means to let go of something, Just to let it move on its own. So, great! Proviamo con tutte e due le braccia più larghe le gambe. So we're gonna open our legs a bit wider. Try both arms. So we're just gonna sort of like I'm sitting down. It's like I'm doing this sort of thing. Schiena piatta. Un po' a destra e sinistra forse. Perhaps a bit left and right. Ok, su. Facciamo con la. Prendiamo un piede, una gamba. Scuotiamo il piede un po'. So we're gonna shake our foot a little bit. Bend behind here, gonna shake the leg a little bit. Gently, gently. Too much, that's too much actually, probably. Piano piano. E abbracciamo un po' il ginocchio. So just gonna hug our knee a little bit and breathe. Qualche sospiro, perhaps just a little sigh. Che c'è? Non dare un calcio alla sedia.
E di nuovo andiamo giù. So we're gonna go down again and relax. Relax the head, really relax the head. Rilassare la testa, veramente. Spalle, braccia, shoulders, arms. E respirare, breathing. Tornare su piano piano, coming back up very slowly. Profonda. Sentire un momento gli effetti, so listening and feeling the effects a moment. Bene, facciamo questa, le gambe dietro distese, so the back leg is straight, and I come forward with my hips, la gamba dietro distesa, giro il bacino in avanti un po', e così, leggermente indietro, so we're just slightly opening our chest. Bring your arms up. E giù. Si sente qua dentro. And qui. Piano, very slowly, coming back, very slowly. E l'altro lato. Opening the chest slightly, aprire il petto dolcemente. E piano, se possiamo, se possiamo, o mani dietro la testa o su. So either our hands behind our head slightly or up. Piano giù. Tosto un po', eh? This is a little bit like hard work. Però per avere un rilassamento profondo dobbiamo un po' lavorare anche un po'. So it's a bit so when to get have like a really deep relaxation we have to work a little bit as well. So arms up, come forward slowly, piano piano, andiamo avanti, 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 avanti e giù.
Piano su. Ok, siccome l'anche sono importante, since the hips are important, let's do this pose here as well and relax down. Cambio. Piano su. Sentire gli effetti, feeling effects. Bene, allora piano su, piedi, so we're slightly gonna go up a second. Let's have a walk around our chair. Just like shaking your arms and legs a little bit. Scuotiamo un po' le braccia e le gambe, un po' leggermente, poco, un po' sciolti. Loosening up, shaking. And the other way. And then perhaps like we're listening to music, forse come stiamo ascoltando la musica, un po' però molto sciolti. Letting go. Lascia andare. Non lo facciamo quasi mai, tensione allo spazio, so just watch out for the space behind you, just do a couple of steps backwards. One, two, three, stop, turn around. One, two, three, stop. facciamo ancora dei passi indietro senza guardare. One, two, three, stop. Without looking, eh? So, one, two, three, four. Ok, shake. Sentite come il corpo si irrigidisce? Facendo anche solo una piccola cosa così. You see how the body sort of stiffens even just doing something slight like this? Dopo lo lasciamo, ok? So afterwards we just let all this tension go. Very interesting. Gambe larghe e ok, brilliant, profonda. Scuotiamo un po' di shake. Bene. Oggi sentire bene i piedi. So really feeling the feet well and feeling that we're really stable and solid and in balance.
sentire che siamo solidi, saldi ed in equilibrio. Bene, l'altro lato, the other side. Se ce la sentiamo, solo se ce la sentiamo, chiudiamo gli occhi. Only, really, only if you feel like it, please. Try and close your eyes here. Even if it's just for like 2 seconds. Anche se è solo per 2 secondi. Non abbiamo fatto questo da un sacco. We haven't done this for ages, so. Qui l'invito è anche di rilassare la pancia. So the invitation here is also not only just to feel it in the shoulders, but to relax the belly here too. Ok, piano tornare. Facciamo un rilassamento da seduti. Poi un'altra volta prendiamo il tappeto e la facciamo anche sdraiati. So we're gonna do a relaxation, sitting relaxation. Next time we will do also we'll get our mat and we'll do a relaxation laying down like we did 2 months ago, whenever it was, 2 mesi fa o quando era. Allora, per rilassare in piedi, in seduti, necessita trovare l'asse, ok? So to be able to relax sitting, we need to be able to find the sitting bones, but also find our axis, which is growing inside. Sentiamo l'asse che cresce dentro, sentire poi le anche che aprono. So we're feeling the hips which open a little bit, the feet which, the legs which go, the weight goes down into the feet, the shoulders, they relax, and the head, very gently, chin slightly back. Il mento leggermente rilassato, la testa va su. E qui chiudiamo gli occhi e sentire una forza che viene dal rilassamento. So here we're going to try and feel this power which comes out of the relaxation. So close your eyes just like 2 minutes or something. Chiudiamo gli occhi per 2 minuti circa. Sentire questa forza che nasce dal rilassamento, so feeling this power that comes out of really letting go and relaxing.
piano di sentire il corpo. Un po' ha funzionato, no? So this is working a little bit. This ci dà una via di come potrebbe essere facendo tutto essere più rilassati. So this is like a tiny little glimpse on how it could be possible to do everything a little bit more relaxed. There's anyway power inside the relaxation. C'è una forza dentro il rilassamento, no? Vabbè, poi me lo dite com'è stato questa cosa qua, sono curioso. So I'm quite interested to know how this was for you, no? Because we normally think of relaxation as just laying down. Sitting down is different. It's not really meditation, it's like relaxation. È diverso, no? Pensiamo al rilassamento come essere stesi, ma seduti è diverso facendo così. Non è proprio meditazione, è proprio rilassamento. Ok, allora andiamo adesso a fare questa mantra. Grande dragonflies, a great big dragonfly came by. Allora vengo un po' più vicino per questa Mahamritam Jaya mantra. Provo a farlo lento, poi semmai la riguardate, cercate il testo, magari l'apposto, non lo so. Se vi interessa. So I'm going to just recite the mantra and just listen to it, try and follow it somehow, and if you're interested then look for the text and you can copy this part of the video again if you like. So è una mantra come dire dedicata più alla forza. Cioè dedicato a Shiva, che in questo senso è una forza forte. So it's dedicated to Shiva, which is like a strong energy, you know? It's a powerful mantra, this one. È una mantra delle liberazioni. It's a mantra for liberation, if you like. Facciamo. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urva Rukamiva Bhandhanam Mrityo Mukshyamam Ritate Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Mrityo Mukshyamam Ritat Mrityo. Mi sono incantato, secondo. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urva Rukamiva Bhandhanam Mrityo Mukshyamam Ritate Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urva Rukamiva Bhandhanam Mrityo Mukshyamam Ritate Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urva Rukamiva Bhandhanam Mrityo Mukshyamam Ritate Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urva Rukamiva Bhandhanam Mrityo Mukshyamam Ritate Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urva Rukamiva Bhandhanam Mrityo Mukshyamam Ritate Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urva Rukamiva Bhandhanam Mrityo Mukshyamam Ritate Om Trayambakam Yajamahe
Sugandhim pushti vardhanam urvarukamiva bandhanam mrityo mukshyamam mritate om trayambakam yajamahe. Sugandhim pushti vardhanam urvarukamiva bandhanam mrityo mukshyamam mritate om trayambakam yajamahe. Sugandhim pushti vardhanam urvarukamiva bandhanam mrityo mukshyamam mritate om trayambakam yajamahe. Sugandhim pushti vardhanam urvarukamiva bandhanam mrityo mukshyamam mritate om trayambakam yajamahe. Sugandhim pushti vardhanam urvarukamiva bandhanam mrityo mukshyamam mritate om. Bene, andrebbe fatto 12-20 minuti questo mantra, so, anche 5. Andrebbe, so this mantra 12-20 minutes, but even 5 minutes is good. Non lo so, finora non ho fatto molte cose con il mantra perché è un po' particolare. So up until now I've not done many things with mantras because it's a bit special to do. Però questo qui è veramente potente, aiuta molto a essere centrati e stare bene. So this is a special mantra. It really helps us to be centered and insieme al Gayatri. Gayatri is also an important one. Allora, benissimo. Sentiamoci, scrivetemi come state, come stanno lavorando queste pratiche. So please write to me how these practices going. Go back and look at other sessions we've done on YouTube. There's like loads of them now. Andate a riguardare altre sessioni che abbiamo fatto insieme. Ci sono veramente tanti adesso di questo mondo che si sta aprendo qui. Quindi fate una bellissima giornata e alla prossima. So have a great day and see you again soon. Ciao! Ta-da!